Ehi gente, salve a tutti! È di nuovo quel periodo dell'anno! L'estate! No! Le tre! È tempo delle tre! Electronic Entertainment e Environment, non mi ricordo mai cosa vuol dire. Comunque, le tre, per chi non lo sapesse, un insieme di conferenze e sostanzialmente mostre, convention, showcase di videogiochi che accade una volta l'anno a Los Angeles. E sì, l'equivalente del Natale per i videogiocatori, assieme al Natale normale, se ricevete videogiochi a Natale. Comunque, come quasi ogni anno, se siete interessati potete passarlo con me su Twitch, lo seguirò in diretta e niente, ci si potrà divertire insieme, o magari no. Lasciate che vi parli del programma di questo E3, che boh, è sostanzialmente dettato dagli orari a cui avranno le varie conferenze. Si parte da sabato 9 giugno, quindi è molto presto. Mi spiace non aver fatto questo annuncio prima, ma non ho avuto molto tempo. Si parte da sabato 9 giugno con la conferenza di Electronic Arts alle 20, alle 8 di sera. E sarà soltanto questo per sabato 9 giugno. Poi si passa al giorno successivo, domenica 10 giugno alle 22. Si suppone Microsoft, è sempre strana, ma ci sarà appunto la conferenza di Microsoft, di Xbox in sostanza. E probabilmente anche dopo Microsoft resteremo in diretta fino alle 3:30 del mattino per la conferenza di Bethesda. Non credo che ci saranno pause nel mezzo, sarà un buco un po' grande da riempire, ma vedremo di farlo in qualche modo, si spera. Il giorno successivo, beh, diciamo che Bethesda è già lunedì 11, è la notte fra il 10 e l'11. Il lunedì 11 giugno, effettivo, alle 19 c'è la conferenza di Square Enix che seguirò per la prima volta. Ne hanno avuto un'altra in passato, ma non ho mai seguito Square Enix, neanche quelle mezze conferenze che facevano gli anni scorsi, ma quest'anno la seguirò, perché sì, perché sembra potenzialmente interessante, più degli anni passati. Poi, poco dopo, alle 22, sempre lunedì, ci sarà la conferenza di Ubisoft, e poi un altro grosso buco fra Ubisoft e Sony, che è alle 3 del mattino del 12. Quindi probabilmente guarderemo anche la conferenza del PC Gaming, il PC Gaming Show, a cui non sono particolarmente interessato, ma è fra Ubisoft e Sony, e avremo un buco da colmare, e tanto vale guardarla. E il giorno successivo, martedì 12 giugno alle 18, ci sarà la conferenza di Smash. Forse mostreranno anche qualcosa di Nintendo, ma è la conferenza di Smash. Poi chiaramente è nei piani, almeno da parte mia, seguire in diretta tutti e tre i giorni della Treehouse il più possibile, compresi i tornei di Splatoon, a cui non sono molto interessato, ma whatever, e il torneo di Smash, che ci saranno. E questi sono i piani, aspettatevi discussioni pre-conferenza, discussioni post-conferenza, bingo, chi di voi sa cos'è bingo, aspettatevi dei bingo, aspettatevi dei giveaway di un bel niente, possibilmente altre conferenze minori verranno guardate, visionate in post se c'è tempo. Per il resto, beh, spero che di vedervi numerosi. Io, beh, so che è un periodo un po' delicato per gli studenti soprattutto, ma se ci sarete sarò contento. Se la mia spiegazione dei piani, della schedule, non erano chiare, la riporto, diciamo, in descrizione. E durante tutto lo streaming delle tre, ora ho un bot in chat, quindi potrete tramite i comandi appositi informarvi tramite lui su dove guardare le varie conferenze e a che ora accadranno. E niente, sì, l'ho chiamato E3 at Lethal, perché sarebbe Lethal at E3, ma io non posso andare e non vado alle tre, quindi l'ho invertito semplicemente. Non so, è un nome così per fare. Bene, sono hypato, ho trattenuto l'hype fino adesso, perché non sono il tipo che si hypa due mesi prima, ma adesso sono pronto, let's fucking do it, smash, bye.